Maestri del lavoro che hanno dato lustro con la loro attività all'intera provincia di Frosinone e all'Italia intera. 10 cittadini ciociari premiati dal prefetto Emilia Zarrilli che ha ricordato come questo riconoscimento, affidato su impulso del capo dello Stato, sia anche un modo per trasmettere alle nuove generazioni la filosofia del lavoro, propria della terra ciociara. Tra premiati anche i protagonisti della promozione in Serie B del Frosinone Calcio. Anch'essi hanno dato lustro attraverso il loro lavoro ad una terra intera. Siamo partiti con le stelle al merito del lavoro con un impegno costante in 40 anni di attività, ma non si può nascondere che anche i giocatori del Frosinone Calcio hanno lavorato bene perché hanno raggiunto un obiettivo tangibile, visibile e soprattutto che ha reso tanta gioia su questo territorio. E quindi anche questo gioco degli alfieri dello sport ci ha resi un po' tutti partecipi e anche nei loro confronti c'è stato un momento di seriosità, insomma, se così vogliamo chiamarla, che li rende ancora più importanti. Un salto di qualità, come ho avuto modo di dire prima, che ha fatto la squadra di Frosinone, ma un'intera provincia, un salto in Serie B, festeggiare nel Palazzo del Governo un giusto riconoscimento a chi si è sacrificato per un anno, ai dirigenti, ai calciatori, a tutti, anche ai tifosi che l'hanno sostenuta così con forza. Io sono stato tra i primi tifosi a sostenerla, ci hanno fatto anche soffrire, ma alla fine è bene quello che finisce bene.